firmato presso la Prefettura di Ascoli il protocollo d'intesa sulla prevenzione della criminalità in banca, che è stato redatto tra tutti gli istituti di credito della provincia di Ascoli, le forze dell'ordine e il prefetto di Ascoli. Abbiamo appunto intervistato i protagonisti di questa conferenza. Come può spiegare questo protocollo d'intesa appunto per evitare i problemi quindi la criminalità in banca? Quindi quali sono i punti chiave di questa intesa? L'obiettivo è quello di elevare i livelli di prevenzione delle rapine nelle agenzie bancarie, quindi abbiamo inteso potenziare il pacchetto di misure di sicurezza che prevedono almeno 5 misure di sicurezza antirapina in ogni agenzia e almeno 2 misure di sicurezza a protezione delle apparecchiature ATM. Un'altra importante novità è legata alla progressiva migrazione dei sistemi di videoregistrazione analogici verso quelli digitali, che offrono un'eccellente qualità d'immagine e questo può essere sicuramente di grande ausilio per le attività investigative da parte delle forze dell'ordine. Questo protocollo riguarda l'elevazione del livello di sicurezza nelle banche, per quanto riguarda deriva anche dal monitoraggio che qui facciamo in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sull'andamento dei reati. Noi facciamo permanentemente un monitoraggio sull'andamento dei reati. Nel riscontro quest'anno c'è stato un lieve incremento delle rapine in banca, niente ovviamente di preoccupante, siamo nel trend nazionale, anzi a livello locale diciamo che l'indice non è assolutamente preoccupante, però verificato questo abbiamo attuato un monitoraggio specifico sull'attuazione del protocollo che avevamo con l'ABI, che già avevamo con l'ABI, e abbiamo pensato di anticipare il recepimento del nuovo schema che ha presentato l'ABI e il dottor Iaconis per l'innalzamento del livello di sicurezza negli istituti di credito, quindi uno schema di protocollo e di accordo che oggi è diventato definitivo, più stringente, contenente misure più stringenti, come vi ha spiegato anche il dottor Iaconis. Abbiamo pensato di anticiparlo prima della scadenza dell'attuale protocollo, proprio per indurre un maggior livello di sicurezza.